Gasce Mario nasce a Torino il 15 agosto 1879. Ancora giovanissimo, frequentò l'ambiente dell'Accademia per seguire le lezioni dell'amico maestro Vittorio Cavalleri. Dimostrò precoci e valenti qualità di pittore già nel 1892 con un quadro dal titolo Grappolo d'uva. Il Gasce fu presente fin dal 1902 alle mostre quadriennali torinesi che avevano luogo presso il Circolo degli Artisti, dal quale, nel 1969, gli fu conferita la targa di decano dei pittori in attività. Nel 1911 allestì una personale a Londra e dal 1914 fu presente alla Galleria d'Arte Moderna di Torino con numerose opere tra cui Pagine d'amore, titolo che diede il nome alla mostra antologica allestita a Castiglione Torinese nel decennale dalla scomparsa. Viaggiò molto ed ebbe una produzione rilevante cimentandosi con svariate tecniche pittoriche, compreso l'affresco di chiese e miniature. La sua bravura fu riconosciuta anche da Casa Savoia, che acquistò l'opera Anime e Dio, presentata all'esposizione di Milano del 1914. La sua vita familiare fu segnata da alcuni eventi tristi. Sposatosi a 20 anni, restò vedovo dopo 4 anni con il figlio Benvenuto, che perse nel 1928 a solo 28 anni. La sua pittura aveva un carattere singolare e personale che la collocava nell'epoca storica e nel contempo ne rivelava l'animo dell'autore. Né Il Piemonte, del 23 ottobre 1923, così venivano commentati i suoi quadri per la 15ª mostra degli Amici dell'Arte, sono quadri malinconici. Egli piange l'abbandono desolato delle cose. È un paesista di rara efficacia, e uno spirituale. Nella natura ritrae un'assenza misteriosa e creatrice di poesia. Gasce Mario si spense a Castiglione Torinese il 18 febbraio 1981.